Il capitolo 1083 di One Piece inizia con una cover su richiesta raffigurante niente meno che Don Quixote do Flamingo mentre si prende cura di un pulcino caduto da un albero e crea un nido con il suo cappotto. Il capitolo inizia dal regno di Kamabaka, dove vediamo diversi membri dell'esercito rivoluzionario radunarsi fuori dal castello. All'interno del castello, Sabo conferma a Dragon e Ivankov che la missione al Reverie è stata un successo e i tre obiettivi originali sono stati raggiunti. Hanno dichiarato guerra al governo mondiale distruggendo una statua simbolo dei draghi celesti, hanno salvato Bartolomeo Kuma e altri schiavi, e hanno distrutto le riserve di cibo della Terra Santa. Sabo chiede quindi ad Emporio, Ivankov e Dragon quale sia stata la conseguenza del loro assalto, e Dragon rivela di aver innescato rivolte in 12 nazioni in cui hanno avuto una forte influenza. 8 di queste rivolte sono state un successo, ma come sottolinea Ivankov, una di queste 8 è finita miseramente con la distruzione del regno di Lulusia. Dragon asserisce che i giornali stanno censurando la realtà della situazione in questi altri 7 paesi, ma tutti e 7 hanno dichiarato l'intenzione di non pagare più il tributo celeste e non acconsentiranno più allo sfruttamento tramite l'esportazione di risorse. Ivankov poi specifica che l'esercito rivoluzionario sta attaccando le navi di rifornimento del governo mondiale in tutto il mondo per impedire loro di raggiungere Marigioa, così da impedire l'arrivo di nuove risorse. Poi sottolinea l'ironia del fatto che Marigioa sia considerata una fortezza impenetrabile a causa della sua altezza, ma con le recenti azioni dell'esercito rivoluzionario, i draghi celesti sono destinati a vivere sotto assedio. Ivankov sembra esaltato e Dragon conferma che ormai i draghi celesti saranno preoccupati ed ansiosi, tuttavia riconosce che non si limiteranno a soffrire e morire. A questo punto Dragon dichiara che la vera battaglia inizierà quando verranno mobilitati i Cavalieri Divini, il capitolo quindi mostra le sagome di tutti e 9 i Cavalieri. Ivankov poi ricorda a Sabo che sarà il loro obiettivo primario dato che è il volto della rivoluzione. Dragon poi dice che nonostante la verità dietro l'assassinio di Re Nefertari Cobra è stata nascosta, le notizie hanno già reso Sabo un eroe. Dragon discute che nonostante la maggior parte delle figure autoritarie all'interno del governo mondiale abusa del proprio potere, ce ne sono alcune che sono giuste. Afferma poi che Cobra era una delle eccezioni, definendolo un re eccezionale e lamentandosi di come la disinformazione si diffonda rapidamente. Sabo ribatte che nonostante tutto può convivere con la menzogna se questo aiuterà a far crescere la ribellione. Dragon commenta quanto Sabo sia irremovibile, mentre Ivankov mostra il giornale con una foto di Sabo ai piedi del cadavere di Re Cobra, poi chiede cosa sia successo realmente. Ivankov condivide che vogliono disperatamente credere all'innocenza di Sabo. Inizia quindi un flashback del Reverie, incentrato su Marigioa. Più di un mese prima, poco dopo l'inizio del Reverie, i capitani rivoluzionari attaccarono Marigioa e radunarono gli schiavi verso la zona orientale della città per liberarli. Vediamo diversi draghi celesti scappare da un'esplosione, urlando che i 4 comandanti dell'esercito rivoluzionario stanno attaccando. A questo punto, sembra che il simbolo dei draghi celesti e le scorte di cibo siano state attaccate. Vediamo un drago celeste che picchia selvaggiamente un suo schiavo per non essere stato abbastanza veloce, e mentre sta per sparargli arriva Karasu che salva la situazione. Karasu usa quindi uno dei suoi corvi per comunicare con lo schiavo dicendogli di scappare ad est della città. Gli agenti della Cypher Pole sparano a Karasu ma i proiettili gli passano attraverso, a questo punto una nuvola nera si forma ai piedi degli agenti, e Karasu appare dietro di loro sconfiggendoli. La scena si sposta su Lindbear che libera diversi schiavi e dice loro di dirigersi ad est della città, poi si chiede come stia andando la lotta con gli ammiragli, ma Karasu dice di concentrarsi sulla liberazione degli schiavi. Vediamo poi Karasu attaccare l'ammiraglio Fujitora, mentre Morley affronta Toro Verde. Alcuni draghi celesti minacciano di morte Toro Verde se qualcuno di loro si fa male, il che spinge l'ammiraglio a commentare quanto sia difficile combattere a Marigioa. Fujitora si prepara a chiamare un attacco di meteoriti, ma Toro Verde gli ricorda che è una pessima idea, infatti non possono scatenare appieno i loro poteri altrimenti la Terra degli Dei verrebbe pesantemente danneggiata. Vediamo gli ex membri della CP9 Fukuru, Bluno, Kumadori, Califa e Jabra che riconoscono il fatto che nonostante gli ammiragli non possano combattere a pieno potere, i comandanti dell'esercito rivoluzionario stanno combattendo bene. La scena si sposta su Sabo, che si sta aggirando furtivamente nel castello di Pangea alla ricerca delle chiavi dei collari degli schiavi. Sabo riferisce di aver visto Kuma all'interno del castello insieme ai nobili Roosevelt e Charlos. Vediamo brevemente anche Shiraoshi e Jewelry Bonnie.
La scena si sposta su Nefertari Vivi, seguita da Rob Lucci. Vivi gli chiede di andarsene, preferendo l'aiuto di Monkey D. Garp. Lucci afferma che la proteggeranno, e Vivi chiede se la proteggerà come fatto con Shiraoshi, insinuando quindi che Shiraoshi è ancora in pericolo. La scena si sposta su Re Cobra che si prepara ad incontrare i Gorosei. Tuttavia gli viene detto che solo lui può entrare, il che significa che Shaka e Pell devono restare indietro. I due inizialmente si oppongono, ma Cobra dice loro che va bene, consigliandoli di prendersi cura di Vivi. Il capitolo si conclude qui. Di per sé il capitolo 1083 di One Piece è fantastico per ciò che offre ai lettori. Finalmente l'attesa per sapere cosa è successo realmente al Reverie sta giungendo al termine. Vengono fornite tonnellate di informazioni, oltre ad essere introdotti dei nuovi nemici, i Cavalieri Divini. Il capitolo inoltre presenta nuovamente i comandanti dell'esercito rivoluzionario, e questa volta ci viene presentato il frutto fuliggine di Karasu, presumibilmente di tipo Roja. Anche la ricomparsa degli ex membri della CP9 è benvenuta, inoltre il loro abbigliamento bianco suggerisce che fanno parte della CP0. Siamo giunti al termine del video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Volevo ringraziare Luca Grassi, Gabriel Razzino e BBIH Moonrise che sono ufficialmente membri della ciurma di Storyteller. Se anche voi volete entrare nella ciurma abbonatevi al canale. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.